Cari telespettatori, ben ritrovati a Conoscere i funghi. Ci troviamo al margine di un boschetto e abbiamo incontrato Lycoperdon mammiforme. È una vescia molto simile a Lycoperdon perlatum, di cui già abbiamo parlato in altre occasioni, ma presenta una superficie nettamente diversa. Se noi osserviamo le placche che ornamentano la superficie di questa vescia, sono placche molto più irregolari, più grossolane e facilmente separabili dalla superficie sottostante. Si tolgono con estrema facilità e rimane una superficie pressoché liscia. Se perdiamo questo carattere, diviene difficile riconoscere questa specie. È una specie che come dimensioni e come forma ricorda molte altre vesce, quindi è molto simile a Lycoperdon perlatum. Se noi andiamo a osservarne la gleba che non è altro che la carne interna del fungo, che quando è giovane è bianca e poi via via diventa giallastra e poi verdastra e poi si disidrata e diviene pulverulenta. Qui adesso è appena giallina all'interno, ha già cominciato dei processi di putrefazione che porteranno a diventare prima questa massa tutta verdastra e poi con la disidratazione diventerà polvere. A maturità questo fungo si aprirà un forellino in parte più apicale e basta una goccia d'acqua o una piccola pressione esterna per far uscire un fumetto caratteristico, che non è altro che una nuvoletta che si porta in giro milioni e milioni di spore che vengono in questo modo disseminate nell'ambiente. Il fungo, quando la gleba è perfettamente bianca, è commestibile, quindi le giovani vesce bianche all'interno si possono consumare. Un altro carattere che presenta questo funghetto è appunto riconoscibile alla base, togliendo un po' il terriccio che avvolge la base del piede, si vedono delle specie di radichette biancastre che si chiamano rizomorfe, e sono molto ben sviluppate e anche abbastanza resistenti e tenaci in questo fungo. Abbiamo conosciuto in questa occasione Lycoperdon mammiforme, una specie non molto diffusa presente nel nostro territorio, ed è tutto per oggi, ci rivediamo con una nuova specie.